Per chi non lo sapesse, dicesi, congiura, patto segreto fra più persone decise a rovesciare un regime politico e chi lo rappresenta. Casca l'enciclopedia, ma maiala, lo sapevo. La congiura dei pazzi, uno dei capitoli più drammatici, sanguinosi, infamanti della storia della nostra città. Ma anche una delle cose più ganze da raccontare, di no. I capelli mi ha fatto la menzione. Dicevate va congiunti. Vai a congiunti, sto a casa mia la prossima volta. Come nasce l'idea di una congiura? Come e perché? Da chi viene partorito questo patto segreto? Si può sapere, lo vogliamo sapere. Anno 1478. A capo del governo fiorentino ci sono Lorenzo de' Medici e Giuliano, i due fratellini così diversi ma così uniti fra di loro. E lì uniti fra di loro da macinazia. Famiglia Medici domina ormai da anni e sono ovviamente ricchissimi, potenti, belli, mecenati, ce l'hanno tutte. E cosa succede quando sei bello, ricco, forte e potente? Arrivano i nemici. I nemici in questo caso sono la famiglia Pazzi, un'altra famiglia fiorentina ricchissima, anche loro famiglia di banchieri, che da tanto tempo, tantissimo tempo, saranno stati circa 10 giorni, progetta di parcheggiare, come dicono a Roma, di parcheggiare i Medici. Da soli però, e l'erano un pochino scrausi, il massimo potevano fare e l'era andare a caccia. Avevano bisogno di ingaggiare persone che odiassero i Medici proprio quanto loro. I primi alleati furono Francesco Salviati, arcivescovo di Pisa, che voleva l'arcivescovado di Firenze, che gli fu negato proprio da Lorenzo il Magnifico, e Girolamo Riario, signore di Imola, anche lui aveva avuto da discutere con Lorenzo per l'acquisizione della città dell'Emilia Romagna. A questo punto la congiura inizia a prendere forma, ma i tre sono un pochino come le tartarughe ninja. In tre sono bellini, sono belli come il sole, ma in quattro possono fare la differenza. Manca quindi un quarto, manca una benedizione, manca un personaggio più di spessore, il Papa. Il Papa Sisto IV, che intanto l'era lo zio di Girolamo Riario, l'erano parenti quei bucaioli, che aveva abbandonato il banco dei Medici per affiliarsi al banco dei Pazzi. Santo Padre era d'accordo al rovesciamento politico di Firenze, ma non all'uccisione di Lorenzo e Giuliano. Quindi sì al colpo di Stato, non all'omicidio dei due fratellini. Allora quegli altri giustamente dicano, e allora che si va a fare se non si sgozza nessuno? Ragazzi, sempre il Papa, ragazzi, lo ribadisco, sì al rovesciamento, no allo sgozzamento. E allora che si va a fare? E allora si va a funghi e ci si diverte di più. No, anzi, si va a pescare, invece che la congiura dei pazzi si fa la congiura della trota, si va tutta il lago di Chiocchio, si pesca, poi si fa una bella grigliata e ci si diverte un monte. E Girolamo Riario a questo punto a disobbedire allo zio Papa. È lui chi si assume la responsabilità dell'uccisione di Lorenzo e Giuliano, anche perché è consapevole che il rovesciamento politico di Firenze è possibile solo se due fratellini muoiano. La congiura sta prendendo sempre più piede. In tanti sono interessati alla caduta di Firenze, perché in tanti vogliono ampliare i propri possedimenti ed entrare in Toscana. Primo fra tutti Federico da Montefeltro, duca d'Urbino, e Ferrante d'Aragona, re di Napoli, socio di Papa, che è interessato ad indebolire il patto fra Firenze, Venezia e Milano. Capisci da solo che stava diventando un intrigo internazionale? Sì, perché erano tutti piccoli staterelli, è come se oggi ci attaccasse fa conto la Scozia, la Danimarca e la Birmania. Ora magari la Birmania no, però per farti capire il concetto, no? Firenze si ritrovò accerchiata, gli aveva tutti contro. Il Papa, quello di Napoli, quello con il naso rotto di Urbino, Imola e le spie dentro la casa ai pazzi. I Medici erano accerchiati. La congiura poteva definitivamente iniziare.